Buonasera, bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. Tanti punti sul tavolo del centrodestra che si è riunito al Minerva per fare il punto delle cose e di quelle fatte e quelle da fare. Soddisfatto il sindaco Alessandro Ghinelli, Lega presente a metà con assessori e segretario provinciale, ma senza consiglieri. Centrodestra ritiene in conclave per definire le strategie in vista dei prossimi 2 anni e mezzo di mandato. Presenti al Minerva i gruppi consigliari di Ora Ghinelli, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Per la Lega presenti solo il segretario provinciale Vecchi e gli assessori, ma non i consiglieri. Soddisfatto il sindaco Ghinelli. Si è parlato di quello che vogliamo fare, che saremo in grado di fare, che potremo fare, che vogliamo fare da qui a fine mandato. Quindi non tanto una rivisitazione del passato quanto proprio una estrapolazione del futuro, con i piedi per terra, quindi ponendoci degli obiettivi raggiungibili entro il 2025 e questo con la collaborazione di tutti i partiti, di tutte le forze politiche che sostengono questa maggioranza. Ecco, nell'agenda di Ghinelli che sottopone ai gruppi di maggioranza, cosa c'è da fare nei prossimi 90 giorni? Nei prossimi 90 giorni c'è da godersi un'estate che si preannuncia particolarmente bella, con le nostre mostre in Fortezza, l'abbiamo inaugurata questa mattina, di Sean Shannon, con la mostra di Afro Basaldella alla Galleria d'Arte Contemporanea Moderna e, permettetemi di dire, con la mostra di Luca Signorelli a Cortona. Quindi il nostro è un territorio grande, integrato e bello. Ma al di là dello scherzo, stiamo lavorando alacremente per mettere dei punti fermi anche dal punto di vista di alcune scelte urbanistiche e su quella che sarà la stagione del 2024-25 a livello culturale e turistico. Quindi un lavoro in progress. Se ne dico opere strategiche. Opere strategiche, se ne è parlato questa mattina, non ero presente quando se ne è parlato perché era l'inaugurazione della mostra, ma certamente hanno un timing per cui non tutte riusciranno a vedere la luce per la fine del 2025, ma saranno correttamente instradate. La cronaca nasconde droga in un boschetto arrestato. Dalla Terina d'Arezzo ogni giorno per spacciare, giovane valdarnese formalmente residente all'estero arrestato dalla squadra mobile, dopo essere stato trovato in possesso di 300 dosi di cocaina del valore sul mercato di 20.000 euro. Secondo quanto riferito in una nota, l'uomo messo sotto osservazione dopo una segnalazione, ogni giorno si muoveva da casa con un'auto presa a noleggio, per poi rincasare in tarda serata o in nottata. Prima di raggiungere l'abitazione, però, il giovane effettuava delle soste in una zona boschiva, situata nelle adiacenze di una stradina isolata che portava al suo domicilio. Qui, a seguito di servizi di appostamento in orari serali ed anche notturni, è stato notato mentre scavava in determinati punti, sotterrando ed estraendo un non meglio precisato materiale. Seguito da casa fino ad Arezzo, l'uomo è stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un cliente e trovato in possesso di 25 dosi. Nel boschetto, invece, in seguito ad un controllo, sono state trovate 300 dosi di cocaina, alcune delle quali da circa 1 grammo ed altre da 5 grammi, tutte confezionate alla stessa maniera di quelle in precedenza cedute, oltre a 2 bilancini di precisione. All'interno dell'abitazione non vi era nessuna traccia di stupefacente. L'uomo è stato arrestato. Soccorso nel bosco, un uomo di 57 anni dai mezzi del 118 era caduto nei boschi di Moscheto nel comune di Sansepolcro. Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in codice 2, ovvero l'ex codice giallo. Intervenuta sul posto l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro. Taglio del nastro stamani per la mostra di arte contemporanea Newgrass dell'artista irlandese Sean Shanahan in Fortezza. Installazioni scenografiche che mettono in relazione l'opera con l'ambiente. È questo lo stile dell'artista irlandese Sean Shanahan. L'arte trova il suo spazio ideale proprio qui alla Fortezza. Esattamente, questa è una mostra di arte contemporanea del pittore tridimensionale Sean Shanahan, che trova proprio nella fortezza un suo equilibrio nuovo e diverso. Devo dire che lui, come molti altri artisti, anche scultori, non ha lasciato che fosse il curatore e diciamo, la parte tecnica a individuare la localizzazione, l'altezza e l'illuminazione dell'opera. L'ha fatto da solo. L'ha fatto da solo perché la sua opera si completa in un modo diverso a seconda di dove e come è esposta. È talmente austero spazio che l'idea di calibrarla è stata una grandissima sfida.
però come spazi sostanzialmente suggestivi, che non era una sfida molto vitale, mi ha portato, invece di portarmi, la storia tende di portarti giù, questo mi ha portato molto in su. La fortezza mette così in luce tutte le sue potenzialità. La cosa più importante per noi oggi è quella di creare un percorso immersivo nella fortezza con una fruizione didattica di questi luoghi, perché ciascuno sappia che cos'è la fortezza, che cosa è stata nel passato, che cosa significano i vari luoghi, e quindi un sistema multimediale di presentazione della fortezza in sé per sé, indipendentemente da quello che c'è esposto. Inaugurata la mostra Signorelli 500, visitata subito dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Una giornata storica per Cortona, la città di Luca Signorelli ha reso omaggio al grande artista con un progetto culturale che ha trovato il suo coronamento con l'apertura della mostra al MAEC, visibile fino all'8 di ottobre. Al taglio del nastro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. E vedere la città così orgogliosa di fare la mostra di Signorelli mi è sembrata un'occasione importante, con un turismo crescente per i luoghi e le città d'arte, e una mostra così importante diventa uno stimolo, quindi credo che la regione ne trarrà beneficio, nel senso che vai per Signorelli e vedi Cortona, vai ed è una mostra imperdibile, credo che nessuno di noi, non soltanto le persone che amano l'arte, ma anche quelle che vogliono essere impressionate dall'arte, vogliono essere meravigliate dall'arte, se c'è un autore che è in grado di meravigliare per la sua forza, per la sua genuinità, per la sua semplicità, anche legata al mondo contadino, è appunto Signorelli. Signorelli ama stupire, e ama stupire però il popolo, e quindi è un autore che rivediamo e vediamo poi con quest'ordine come mai è stato visto, grazie all'amico Tom Henry, all'impegno del Comune. Luca Signorelli è uno dei protagonisti del Rinascimento, di grandissimo livello, cresciuto con Pier della Francesca alla sua bottega, che illustra con i suoi quadri e le sue opere da Firenze a Roma, dove collaborò e dipinse per la Cappella Sistina, ma poi Arezzo, Città di Castello. Questa sarà una mostra che lancia la Toscana, ma che trova la sua sede più naturale nel luogo in cui il protagonista del Rinascimento, Luca Signorelli, nacque, visse e trovò sempre il suo cordone ombelicale, la città di Cortona. Parliamo ancora di arte. Fondazione Perugia e Fondazione Burri accolgono la sfida di fare interagire le opere del perugino con quelle del grande Alberto Burri, due artisti così lontani nel tempo ma accomunati dal profondo legame verso la loro terra. Nero Perugino Burri è la mostra Palazzo Baldeschi nel centro storico di Perugia, che mette in dialogo le opere dei due grandi artisti umbri, pari per grandezza e solo apparentemente lontani. Infatti non bastano i 500 anni che intercorrono tra loro per avvertire la distanza, e l'esposizione di Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri fa emergere proprio questo, la connessione di Pietro Vannucci con Alberto Burri attraverso il comune denominatore del nero, non come mancanza di colore ma come buio che permette alla luce di emergere. In tutti i casi ognuno ha cercato l'equilibrio massimo all'interno dell'opera, e quindi forma, spazio ed equilibrio sono gli elementi fondamentali che tutte e due hanno osservato. Cambiano, diciamo, le morfologie, cambiano tutti i modi di esprimersi, uno è figurativo, l'altro è astratto, uno è materico, l'altro è più legato alla tradizione del colore, ma la percezione che noi ne abbiamo è in molti casi analoga. La mostra, visitabile fino al 2 ottobre, è arricchita da prestiti provenienti da alcuni tra i più rinomati musei del mondo, il Louvre di Parigi, gli Uffizi di Firenze, la Galleria Nazionale dell'Umbria, oltre la collezione Burri. Il tutto parte da una pregiata tavola del perugino conservata nella collezione permanente della Fondazione Perugia. Il punto di partenza è stata la volontà di scoprire qualcosa di più di questo piccolo capolavoro, che è una Madonna con un bambino, bellissima, con due cherubini, che è una replica, chiamiamola repole, con qualche appunto modifica, dalla grande pala dei Decemveri, dallo scomparto centrale della pala dei Decemveri. Perugino ha ripreso la Madonna ma l'ha trasformata inserendo questo fondo nero. Perché? Aggiornato l'albo della giostra dopo la vittoria di Sant'Andrea, vediamo.
17 giugno 2023, con questa data è stato aggiornato l'Albo d'Oro, una data importante per il quartiere di Porta Sant'Andrea che segna la 38esima Lancia d'Oro. Assolutamente sì, e poi oltre che la conquista della Lancia d'Oro, il ritorno alle vittorie, era 5 anni che il quartiere non tornava a vincere, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. L'iscrizione della vittoria del quartiere di Porta Sant'Andrea nell'Albo d'Oro della rievocazione cavalleresca all'interno del percorso espositivo I colori della giostra è stata affidata alla mano di Claudio Milesi. Ad arricchire l'evento la presenza di una delegazione di Signarrezzi e del gruppo musici che al ritmo di chiarine e tamburi ha scandito i momenti salienti. Dopo la vittoria ottenuta in Piazza Grande, il quartiere biancoverde è pronto per festeggiare. Sabato 24 abbiamo un cenino che abbiamo dovuto chiudere a 400 persone per motivi organizzativi, dopodiché ci sarà il prossimo fine settimana il Te Deum di venerdì e il fioretto di andare a Cortona a piedi e poi la cena il 7, venerdì 7 luglio in Piazza Sant'Agostino. E proprio sul fioretto che vedrà Maurizio Carboni, il capitano Andrea Gavagni, l'allenatore Martino Gianni e i giostratori Saverio Montini e Tommaso Marmorini andare a piedi da Arezzo a Cortona per rendere omaggio a Luca Signorelli, il rettore svela il momento in cui è stato deciso. Vanno fatti prima e noi l'abbiamo fatto esattamente mercoledì a mezzogiorno e mezzo. Paolo Endel, Sabina Guzzanti, Luca Sommi, Marco Maesano, Saverio Tommasi e Pupo, questi gli ospiti dell'undicesima edizione dell'Arezzo Passioni Festival. Inizio con il botto per l'undicesima edizione del Passioni Festival. Sì, abbiamo un Passioni Festival che è l'undicesima edizione con tanti ospiti. Oggi abbiamo presentato con Pupo un po' tutto il programma. Ci saranno alcuni filoni importanti, sia il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani con tante iniziative, sia quella di Italo Calvino con tante collaborazioni di associazioni, realtà, percorsi e poi grandi ospiti in gran parte all'Arena Eden e in una parte anche alla Fortezza, da Luca Sommi a Paolo Endel, a Pupo, a Marco Maesano, Saverio Tommasi, Sabina Guzzanti e tanti altri che trovate nel programma dei Passioni Festival. Ecco, la trovata con Pupo è qualcosa di straordinario considerando che Pupo ormai è una realtà, è una star mondiale. Sì, avevamo da tempo in mente l'idea di coinvolgere Pupo all'interno del Passioni Festival e abbiamo voluto costruire una vera e propria serata dedicata, una serata d'onore ad Enzo, perché appunto ha una storia da raccontare e dentro questa storia ci sarà anche tanta musica, perché lui verrà con pianoforte, chitarra, per cui sarà una serata di racconto, ma sarà una serata anche di musica, di canzoni che Pupo regalerà ai presenti, e tutta la serata poi con un biglietto simbolico molto molto basso sarà dedicato poi al rilancio dell'attività dell'Eden. Festa della Guardia di Finanza ad Arezzo con tutte le autorità presenti, è stata anche l'occasione per salutare il colonnello Lovito che presto si trasferirà a Roma dove è stato incaricato per il nuovo comando. La festa della finanza come sempre è il momento per fare i bilanci, per lei quest'anno anche un bilancio per Arezzo definitivo perché lascia il comando qui di Arezzo. Sì, in effetti, chiudo un bilancio qui a questa sede, ne aprirò un altro nella capitale, là dove sono destinato. Per quanto riguarda Arezzo è un bellissimo momento, 249 anni di vita del corpo, veramente sono da festeggiare con grande gioia. Qui ad Arezzo, insieme a tutte le autorità intervenute, a partire dal prefetto e tutte le autorità che ci hanno onorato con la loro presenza. È un bilancio per la Guardia di Finanza molto importante, abbiamo fatto molto in quest'ultimo periodo, nell'ultimo anno, con riferimento al settore della tutela delle entrate, numerosi interventi fiscali, grandi recuperi a tassazione e poi nel settore della tutela delle uscite, quello della spesa pubblica più propriamente detto. E siamo fortemente impegnati per quanto riguarda la vigilanza sui fondi del PNRR. È lì che stiamo ricercando nuovi ambiti in cui poter operare al meglio e dare un supporto anche noi allo sviluppo del paese. Che giudizio dà però di Arezzo, di questo tessuto anche di evasione o microcriminalità?
Beh, il giudizio che do sulla provincia di Arezzo è effettivamente positivo, non avverto particolari segnali di pericolo difformi da quello che accade in altri contesti del territorio nazionale. La Guardia di Finanza c'è, presidia ogni ambito e diciamo, siamo pronti anche a collaborare, come ho già detto nel mio discorso, siamo vicini anche alle amministrazioni locali per dare un supporto per quanto riguarda la vigilanza dei fondi del PNRR. Chiamiamo in causa, avviciniamo le associazioni di categoria per tutelare i contribuenti onesti e per metterli fuori mercato. Domenica 25 giugno alle 21 in versione estiva nella terrazza del Circolo Culturale Aurora in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, nuovo appuntamento del secondo ciclo delle Domeniche del Dialogo, incontri pubblici di pratica filosofica a cura di Stefania Maggini. Tema di questa domenica oggi, quali diritti e quali doveri, partecipa Tiziana Rubano, formatrice, coach e consulente filosofica. Riparte la campagna contro le truffe agli anziani. Una campagna per sensibilizzare, no, soprattutto gli anziani che sono le vittime ideali delle truffe. Siamo al mercato, il luogo migliore per contattarli e spiegare loro che non si deve poi, no, dare un po' spazio a tutti. Sì, è una campagna che ha la sua seconda edizione, è una campagna mirata al contrasto alle truffe agli anziani, ma in realtà si rivolge un po' a tutti, perché sono comportamenti e consigli da tenere che valgono un po' per tutti, in particolare naturalmente per i soggetti che sono più fragili, che sono, diciamo, che possono essere coinvolti in questo tipo di truffe che puntano a una reazione emotiva, perché spesso vengono avvicinati e gli viene raccontato qualcosa di catastrofico su parenti stretti. Questa è una delle modalità, ma ce ne sono tante, quindi essere informati significa essere più sicuri. È una campagna che ha avuto successo e proprio per questa la rifacciamo, perché nel successo ha dato molti strumenti per codificare truffe che potevano maturare o che erano in via di maturazione, mettendo le persone in allarme, ma soprattutto creando un contesto di consapevolezza e quindi facendo due operazioni. La prima è che laddove succede ci sono gli strumenti per prevenire, la seconda è che questa è una città che diventando sicura diventa nemica, diciamo, astrattamente anche della possibile truffa, cioè qui i cittadini sono vigili, le forze dell'ordine insieme all'amministrazione sono presenti, l'informazione capillare, la presenza è forte, la educazione civica è attenta e quindi, insomma, è un messaggio anche a chi è malintenzionato: Arezzo non è una città per voi. Sanità, parliamo di tumori, un argomento scomodo ma certamente attuale perché tocca la vita di molti cittadini e anche di molti nostri telespettatori purtroppo. All'ospedale San Donato focus sui gruppi oncologici del polmone in una iniziativa che ha coinvolto anche le associazioni dei pazienti. In questo un convegno che si distingue. Convegno sul GOM del polmone all'ospedale San Donato di Arezzo, coordinato dal primario di oncologia e dal primario di pneumologia. Perché avete deciso di fare questo convegno qui all'ospedale proprio sul GOM del polmone? È una tradizione per quanto riguarda il GOM del polmone incontrarsi ogni anno. Questa tradizione è stata interrotta dal Covid, è stata ripresa quest'anno. È anche un'esigenza che tutti i professionisti che lavorano in questo gruppo multidisciplinare possano incontrarsi, portare gli ultimi aggiornamenti e anche le novità informative che vengono diffuse anche ad altri partecipanti che non si interfacciano ogni giorno con questo tipo di patologia. In più è l'occasione anche per coinvolgere quelli che sono i pazienti e le associazioni di pazienti che sono presenti in questa iniziativa e anche la stessa Fondazione Cesarpino, che sappiamo che ad Arezzo ha una funzione oltre che scientifica anche sociale, quindi di diffusione di questo tipo di eventi. Quello che è emerso come passaggio chiave è che a fronte delle competenze elevate dei vari specialisti è fondamentale il confronto e la discussione, la valutazione dei casi in multidisciplinarità. Dei dati presentati proprio in fase di apertura ha dimostrato come i risultati terapeutici e l'offerta sia migliore e la scelta terapeutica sia strategicamente più consona alla tipologia del paziente se si viene a discutere il caso insieme, perché ormai siamo estremamente imbricati nel percorso della diagnosi molecolare, da cui dipendono le scelte terapeutiche dell'oncologo, dall'inquadramento della malattia dal punto di vista radiologico, da cui dipendono poi le scelte del chirurgo per le strategie terapeutiche.
Questa mattina ci ha lasciati Clara Paggini in Decembrini, la signora della Casa del Disco, storico negozio aretino che ha saputo condividere il proprio amore per la musica con le molteplici generazioni che l'hanno conosciuta e apprezzata. Alla famiglia la nostra vicinanza. Taglio del nastro alla nuova sede della CISL della Val Tiberina a Sansepolcro, la sede dedicata alla memoria di Franco Nespoli. Con Fabrizio Fabroni, segretario provinciale della CISL settore pensionati, per un importante ricordo. Franco Nespoli, autentica colonna della sede CISL di Sansepolcro. Il segretario è stato molto emozionato nel ricordarlo mentre scopriva la foto. Sì, i ricordi che mi legano a Franco sono chiaramente indelebili, sono tutti bellissimi, perché come ho detto prima è una figura che ha voluto dire tantissimo in Val Tiberina e nel mondo della CISL e nel mondo dei pensionati. Ha coperto tutti gli incarichi possibili qui dentro, c'è entrato da semplice delegato lavorando alla Buitoni. È stato veramente un trascinatore, anche un innovatore nel modo di relazionare, perché Sansepolcro è stata sviluppata questa sinergia tra CISL e la cittadinanza, città di Sansepolcro, grazie a questa attività che Franco Nespoli ha svolto in questa sede, in quella di via Sampuccio, in collaborazione con tanti amici. Io francamente sono orgoglioso di aver fatto questo passo, perché Franco meritava veramente questo. Quali sono i numeri del sindacato in Val Tiberina e come va il sindacato? Dunque, in Arezzo io ho l'orgoglio, come i colleghi di segreteria Gianni Di Scala, da Luciana Lapi, di rappresentare 8.000 iscritti su una platea di 22.000 che sono iscritti complessivamente. Sulla Val Tiberina la platea riguarda circa un migliaio di iscritti. Stiamo anche qui in forte evoluzione, perché abbiamo cambiato tutto il sistema dell'accoglienza, abbiamo ringiovanito e aumentato molto la qualità dei servizi che forniamo. Siamo veramente contenti di quello che facciamo e credo che il riscontro sia anche quello che ho detto prima, che questa sede comincia a essere stretta. Raggiunge i 90 anni e non è da tutti, e quando si giunge a quel traguardo è giusto festeggiarlo nel migliore dei modi. È il caso di Armando Riganelli, che proprio oggi festeggia le sue 90 candeline. Auguri ad Armando da parte delle figlie Patrizia, Franca e Cristina, dei nipoti, dei pronipoti e della consuocera. Agli auguri dei familiari anche quelli della nostra emittente. Questa sera su Teletruria, dopo il nostro telegiornale Spunti e Spuntini Weekend, Focus e poi in compagnia di Alessio. Ed è tutto per la prima parte del nostro telegiornale, adesso le previsioni del tempo, lo sport e i nostri programmi. Grazie per averci seguito e arrivederci.